tutto esaurito per la prima conferenza spettacolo del National Geographic Festival delle Scienze, Lights and Weight Rhapsody, racconto in musica della più straordinaria scoperta in fisica dell'ultimo secolo, la nascita dell'astronomia multimessaggero, una produzione curata dall'Agenzia Spaziale Italiana, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Tre le voci, Immacolata Donnarumma, Fulvio Ricci e Paolo D'Avanzo, che alternandosi hanno raccontato da tre diversi punti di vista come la conoscenza del cosmo abbia assunto potenzialità nuove osservando e ascoltando insieme l'universo. Colonna sonora della narrazione, le note jazz di Danilo Rea, Paolo Damiani e Michele Rabbia, con il contributo degli studenti del Conservatorio di Santa Cecilia. Così eravamo la sezione ritmica di destra, c'erano due sezioni ritmiche con basso e batteria, infatti è stato parecchio figo. Sì, è stato bello. No, per me era la prima volta all'auditorium, sì. Comunque diretti da un maestro, insomma è stato bello, veramente bello. Devo dire, è la prima volta che viene spiegata una cosa della quale avevano parlato tutti i giornali ad agosto e il cui valore non era stato spiegato da nessuno. Mi dispiace non essere un'astrofisica perché era... Da spettatrice com'è stato? Interessante, comunque molto anche coinvolgente, poi questa parte musicale, diciamo, questi interventi sono stati molto piacevoli, hanno anche un po', per chi non è proprio del settore, alleggerito lo spettacolo. Bellissima. Interessante. Molto molto bella anche la musica. È stupenda, è una serata molto bella. La musica singolare è molto adatta ai temi. Molto bella la parte sia parlata, perché era comunque una spiegazione di quello che era successo l'anno scorso, insomma, del fenomeno delle onde gravitazionali, anche della luce. E l'abbinamento con la musica è molto bella. È stato molto interessante anche, diciamo, la modalità divulgativa che hanno utilizzato per spiegare questo tema delle onde gravitazionali, è stato molto bello e avvincente. Complimenti a Danilo Rea, Paolo Damiani, Michele Rabbia, complimenti a tutti veramente. Tra gli eventi della giornata, incontri dedicati all'ambiente, all'economia, intelligenza artificiale, informatica e anche all'astronomia, come la conferenza sulla missione dell'ESA Bepi Colombo, che dal 2026 svelerà i segreti di Mercurio, al quale hanno preso parte gli astrofisici Stefano Orsini di INAF e Marinella Amoroso dell'ASI. A moderare il capo ufficio stampa dell'INAF Marco Galliani. Global Science con ASI TV seguirà quotidianamente il ricco programma del festival, tenendovi aggiornati sugli avvenimenti. Ilaria Marciano e Giulia Bonelli per Radio Global Science.